Buonasera, buonasera. Io e questi dietro che fanno? Ah, vi godete lo spettacolo migliore voi. Che voi maschi siete cresciuti con il mito di mamma che ti ha sempre detto quando vai al bagno a fare la pipì, alza la tavoletta, l'uomo l'ha imparato, ma anche noi donne mamma ci ha tartassato. Quando vai al bagno a fare pipì, mi raccomando, se non sei a casa, non t'appoggiare. E dov'è che non ti devi appoggiare? Soprattutto negli autogrill, che da Roma in su, in giù, verso il sud, già è difficile perché negli autogrill non trovi più la maniglia. Qualcuno se ne fotte sta maniglia, fa la collezione. Tu arrivi, non t'appoggiare. Sì, con la mano chiudi la porta, con un'altra mano cala calza, cala pantalone, cala mutanda. Io l'altro giorno era un autogrill vicino a Napoli, c'era una scritta, ce l'ho lungo. Mi sono avvicinato per vedere quant'era, invece era il numero telefonico, arrivavo dalla Pelonia, andate quando pisciavo fuori, vaffanculo. Ma ci ho messo sopra la tazza, però noi donne, anche se tu non ti devi appoggiare, di solito rimani sospesa, ma diciamo che quel goccio tira dritto prima dei 40, dopo i 40, una volta al mese succede qualcosa che ancora non siamo riusciti a spiegare. O pisci tutto sulla coscia destra o su quella. Le pisciano tutte storto queste, vedi? E dice, oddio, mi sei girata contro, oddio, mi sei chiuso da una parte. È un casino. Anche per il metabolismo. Oggi calare, perdere peso, non ci si riesce. Se prima dei 40 anni tu andavi in discoteca, ballavi fino a notte fonda, andavi a casa alle 4 di mattina, dormivi fino alle 8 della sera del giorno dopo, il bagno non lo vedevi mai. Dopo i 40, se la sera ti bevi una cucchiaia d'acqua, la notte è una via crucis, letto, cesso, cesso, letto, letto, e svegli col cuscino dove va lo scarico.